rimettendosi alle spalle due sconfitte da cui era reduce, ma soprattutto supera i toscani in classifica andando ad occupare il quarto posto, quota 29 punti. Catania che al Massimino apre le danze sulla traversa, centrata di testa al settimo dalle rientrante bomber Corona. Igli Vannucchi, la vera anima dell'Empoli che una maglia da titolare ce l'ha sempre, porta invece la prima minaccia toscana alla porta. Etnea, minuto 9, ma non la inquadra. Due lampi in partenza, quindi un sinistro sparato a salve al 27esimo, quello del catanese Millesi che può rammaricarsi per la chance sprecata. Fa invece il possibile il piccoletto Mascara nel caos dell'aria, riesce anche ad incornare con pallone di poco a lato al 32esimo nell'ultima nota di un primo tempo che termina senza reti, quelle arriveranno tutte alla ripresa del gioco. Minuto 52, un po' per merito di Caserta, assai per demerito di Marzoratti che fa autogol anticipando sul tempo il compare Pratali mentre questi era ben posizionato per una sana spazzata ad evitare il peggio. Il concorso di meriti e colpe si traduce nell'1-0 per il Catania, cui l'Empoli risponde però in poco più di due minuti con gli omaggi della distratta difesa Etnea, con la zuccata vincente di Boucher per l'1-1, con reazione dunque immediata. Un colpo che il Catania subisce senza accusarlo. La contro replica Etnea e la funambolica rovesciata di Mascara, minuto 61, e la cosa più bella di tutta la partita è un eurogol che varrà alla fine tre punti, dopo cioè che Pantanelli, minuto 85, sventi di riflesso sull'inconnata di Ascoli e dopo i 4 minuti di recupero chiusi dal triplice fischio di Bergonzoli. Di coda appare di leggere che Catania ed Empoli si salveranno in anticipo e senza problemi. Sì, proprio questo c'è scritto. Andiamo dunque a vedere come cambia la classifica con il recupero tra Catania e Empoli. Si ingarbuglia ulteriormente la lotta per il quarto posto, ora il Catania è a 29.